Buongiorno ragazzi, buongiorno. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono 35 anni che faccio. Gli davo massimo troisi, sinceramente parlando, perché sto facendo 35 anni di merda inutili, di sofferenze, di poche gioie, tante delusioni, tanto vale. Gli davo massimo troisi, almeno ci facciamo due risate sopra. Altre risate, invece purtroppo è andata così. Vabbè, scherzo a parte. Anche se si dice scherzando, scherzando, si dice la verità. Ho già ricevuto un po' di auguri. Ovviamente, già so che saranno pochi, ma pochi, meglio pochi ma buoni. Invece di tanti falsi, tanti auguri falsi, gente magari poi non frega niente di te. Vabbè, detto questo, ragazzi, io sono contento di esserci arrivato, anche non so, 35 anni, sei giovane ancora. Voglio di. Siamo però, ecco, 5 anni sono 40. Bisogna anche pensare che non sono più un guaglioncello, non sono più un ragazzino, ma comincio ad essere abbastanza grande. Diciamo, sono un uomo, diciamo, tecnicamente, almeno sulla carta sono un uomo. Poi dopo nelle azioni dovrei essere un po' più. Nelle azioni quotidiane, nel vivere. E questa è una riflessione che faccio dopo una persona, ma cerco di essere maturo e realista. Perché potrei dire tante stronzate, invece sono realista e dico come uomo lascio a desiderare purtroppo, perché dovrei essere più indipendente, dovrei essere più tranquillo, più maturo in certe cose. Ho ricevuto gli auguri, come ho detto, però non ho ricevuto gli auguri dalla mia ex amica, è quello che volevo degli auguri, ma purtroppo, ma anche non vorrei gli auguri da parte sua, perché anche ciò come sai, ma so che è utopico ormai, so che ormai, è che ci spero, faccio godere purtroppo le persone di merda che ci godono su questa cosa. Purtroppo c'è chi ci gode sul fatto che lei mi ha abbandonato e non si farà più sentire. Non mi glielo metterebbe nel culo se facesse sentire a questa gente. Dopo invece non sarà così perché non darò i suoi auguri e non avrò neanche il suo messaggio, niente. Non fa niente, così continua così, si continua a vivere uguale, si continua a vivere, ragazzi, che non si può sempre pensare male, non si può sempre stare tristi, non si può sempre stare depressi. La vita continua, c'è solo la, non c'è, 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 tutto c'è rimedio, tranne la morte. Quindi andiamo avanti. Andiamo per inerzia, vado per inerzia avanti. 35 anni, un bilancio di questi 35 anni, insomma, poche gioie, solo la mia infanzia, nel 2000, l'anno horribilis del 2008, quando è morto mio padre, la malattia, la morte di mio padre, poi il 2016 è stato un anno bellissimo, metà del 2017, i primi 3 mesi del 2017 anche, poi il 2018 e il 2020 sono stati 2 anni belli, e poi per il resto tanta anonimia, tanta anonimia, tante poche gioie, sempre dolori, sempre tristezza, sempre anonimi, soprattutto molto anonimi, quasi sempre uguali. Si spera che quest'anno si possa cambiare, anche se praticamente questo gennaio è da dimenticare. Oggi è il mio compleanno, si farà un po' di torta, un po' di qualche birretta, qualche gin con l'acqua, vogliamo un gin, però festeggiare senza tanti clamori, ma giustamente da 5 anni non c'ho manco tanta voglia di festeggiare, perché cioè, che cazzo ce la festeggiare sinceramente. Tutto questo, abbiamo una buona giornata e buone cose.